della folla all'arrivo, il miglior palliativo per chi ha dovuto affrontare questa massacrante tappa. Come ormai la tradizione insegna, è unica la cornice che fornisce lo Zoncolan al traguardo. Giro is best. Come in TV o meglio? Meglio. Sono venuto apposta questa mattina alle 7, stamattina sono in viaggio. Non si gode nemmeno l'arrivo tutto che già deve andare via. Eh sì, perché devo andare giù, c'ho un freddo, c'ho molto freddo. È la seconda volta che vengo. Ritornerà? Sì, certo. Bella giornata, anche per fortuna non ha piovuto. Ritornerebbe? Oh, sicuramente, certamente. Anche oggi lo Zoncolan si è meritato l'appellativo di Maracanà del ciclismo, tanto più in una giornata di tempo splendido, il sole è rispuntato dopo un momentaneo annuvolamento, baciando, anzi scottando, le decine di migliaia di tifosi che ai lati della salita e sulla naturale tribuna finale hanno sostenuto i ciclisti. I volontari della protezione civile regionale, gli alpini della Iulia, hanno aiutato a mantenere a distanza la gente, quantomeno nel finale. Due peculiarità locali nella prima delle due tappe targate Friuli Venezia Giulia, rappresentato dai massimi vertici politici sulla vetta dello Zoncolan. Il demiurgo di questa due giorni rosa conclusiva in regione, l'infaticabile Enzo Cainero. Indubbiamente non mi aspettavo tanta gente, perché è soprattutto quello che a me ha fatto molto piacere, tanta gente in bicicletta, il che aiuta molto allo sport e alla passione, e devo essere sincero, è una bella ricompensa a chi ha lavorato tanto. Domani Trieste? Trieste con le frecce tricolori e con questo passaggio, io a Trieste mi attendo molto.